Ori Rossoblu, buonasera da Trevi per il recupero della decima giornata di campionato tra la Lucky Wind Trevi e la Energie 4.0 Dimitri Volley Angels. Abbiamo iniziato solo ora la telecronaca per evitare gli strali di Facebook con la musica ad alto volume. Abbiamo la cassa dell'amplificazione del Palasport proprio qui dietro le orecchie, per cui diciamo che adesso tutto è pronto, anche noi siamo pronti. Allora vi ricordiamo, questo è il recupero di quella che doveva essere l'ultima giornata dell'anno 2021, e a causa di qualche contatto indiretto Covid tra le nostre ragazze, abbiamo deciso di comune accordo con la squadra di Trevi, con cui ci lega una buona amicizia, di rinviarla. Gli arbitri dell'incontro, la signora Barbara Audone e il signor Pasquale Restaino, entrambi dal Lazio. Pasquale Restaino dovrebbe avere origini dalla Basilicata, ma probabilmente entrambi vengono da Roma. Ed ecco le formazioni in campo. Vediamo che Perugia schiera allora, stiamo vedendo tutte le ragazze e benissimo. Allora, abbiamo al centro Francesca Borrelli con il numero 3, Martina Tiberi con il numero 5, la palleggiatrice Benedetta Giordano, il trio delle schiacciatrici con Alessia Castellucci, San Giorgese Doc e Ndule Princess Adaubi e anche Ameri Alessia. La nostra è la formazione titolare. Vediamo con la mascherina Carlotta Genari, prudenzialmente evidentemente, al servizio Gaia Golino. Difendiamo questo tentativo di Tiberi con un attacco di Susanna Beretti che tocca le mani alte del muro, primo punto per la Energia 4.0. Perugia viene dal derby, no, meglio Trevi, scusate, la Lucky Wind Trevi viene dal derby con la 3M Perugia, finito 3-0 per la capolista perugina, con punteggi però molto alti. Ancora un ottimo servizio di Gaia Golino, l'attacco di Castellucci rintuzzato dalle nostre, attacca Morciano, contrattacchiamo ancora noi con Susanna Beretti che fa un pallonetto, ancora contrattacco delle nostre dopo un nuovo muro toccato dalle ombre, di nuovo Susanna Beretti, difendiamo sempre noi, rimette una palla al centro che viene attaccata out da Greta De Angelis, che prova un attacco un po' azzardato dalla seconda linea, ma lei è coraggiosa, ci prova sempre. Uno pari. Al servizio per la Lucky Wind, la palleggiatrice Giordano. Ricezione un po' imperfetta da parte di Susanna Beretti, che torna in attacco, piazza la palla, alza in bagger il libero, attacca forte sulle mani questa nuova attaccante, un 2005 molto interessante. Ci dicevano i dirigenti di Trevi che fino all'anno scorso praticamente giocava e non giocava in Serie C. Abbiamo visto questo primo attacco e ci sembra veramente un elemento interessante. 2-1 Trevi. Ed in campo il servizio fruttante che inganna la linea di ricezione delle nostre. 3-1 per Trevi, ace della palleggiatrice Giordano. Questa è di fatto la prima partita tra queste due formazioni, che a causa appunto del blocco causato proprio nelle ultime due giornate da dei casi di Covid tra le nostre, non si sono affrontate. Ricezione difficoltosa per Maria Livia e Clemente, rimettiamo una palla facile
con Morciano, ancora attacco, mani out da parte di questa ragazza, veramente interessante, secondo punto per lei. Ndulue, 4-1 per Trevi. Decisione buona questa volta per l'attacco di Susanna Beretti, contro, difeso dalle ragazze ombre, attacca a San Giorgese Castellucci e poi attacco out di Morciano, 5-1 Trevi, parziale di 5-0 per le ragazze ombre che giocano in casa. Ricordo il Trevi in questo momento con sole 13 partite al sesto posto in classifica, ma a un passo dalla zona playoff. Ricezione questa volta di Greta De Angelis, pallonetto di Susanna Beretti, difeso dal coperto dal libero, pallonetto di Castellucci che non riesce, attacca sempre dalla seconda linea De Angelis e questa volta Castellucci spara una palla out sperando di toccare le mani del muro, secondo punto per le ragazze rossoblu, 2-5 al servizio Susanna Beretti. Servizio di Susanna, palleggia Giordano, attacca, attacco vincente dal centro Tiberi. E adesso al servizio con il numero 11 Alessia Castellucci. 6-2 il punteggio in questo primo set, valido per il recupero della decima giornata di andata. Riceve ancora Greta De Angelis che va in prima linea, attacca, attacco murato da Tiberi, non riesce a rigiocarla con un intervento in extremis Maria Livia di Clemente, 7-2. Ancora Castellucci al servizio. Molto presente il muro umbro in questa fase. Ed è in rete l'attacco di Castellucci. 7-3. Va ora al servizio Carlotta Gennari, riconoscibile dalla mascherina nera. Unica giocatrice in campo con la mascherina, perché in autocensura stavamo per dire. Servizio di Gennari sul libero, palleggio profondo del Giordano, contrattacchiamo noi con Morciano vincente, accorciamo le distanze 4-7, torna al servizio Carlotta Gennari. Adesso in prima linea è andata Alessia Meri, che non è proprio altissima, sicuramente esperta, brava in difesa, ma non altissima. Riceve Castellucci, ancora a Meri che questa volta spara out. Attacco non toccato dal muro, giocatrice esperta. Accorciamo ancora le distanze, 5-7, ancora Carlotta Gennari al servizio. Buono il servizio di Carlotta, sempre sul libero, difendiamo questa palla, attacca dal centro Claudia Di Marino, murata da Tiberi. Fin qui il muro di Tiberi si è rivelato veramente un ostacolo veramente importante. Tre muri punto per lei, 8-5 il punteggio, quindi capite anche l'incidenza del muro di questa atleta molto esperta. Riceve sempre Greta De Angelis, ma nel campo avversario, contrattacca Perugia, è sempre forte l'atleta di origine chiaramente africana, Ndulue, terzo punto per lei, 9-5, torna più 4 alla formazione ombra. Veramente impressionante questa atleta del 2005 per la capacità di salto e la potenza nell'attacco. Ancora il servizio Tiberi, servizio lungo su Susanna Beretti, questa volta teniamo
però dobbiamo restituire facile la palla alle umbre che attaccano sempre con Ndulue. Quarto punto per lei, 10-5. Fin qui inarrestabile la giocatrice di colore della Lucky Wind Trevi. Time out richiesto da Daniele Mario Capriotti. Primo time out di questa partita. Ricordo, primo set, 10-5 il vantaggio della Lucky Wind Trevi. Si riprende a giocare al servizio sempre Tiberi, che ha inanellato una lunga serie di servizi. Servizio profondo, in grave difficoltà Greta De Angelis, rimandiamo la palla facile dalla parte opposta. Ed è un muro vincente di Di Marino. Sempre sul numero 4 umbro. Americhi ci sembra un po' in difficoltà in queste prime battute del match. 6-10 al servizio Francesca Morciano. Out il servizio di Francesca. 11-6. E al servizio, vediamo adesso come se la cava al servizio, Ndulue. In cui abbiamo ammirato le sue doti in attacco e ora vediamo. E vediamo che anche al servizio non è assolutamente male. Rigiochiamo questa palla dopo l'attacco di Di Marino, ricontrattacca di nuovo il capitano che butta giù questo attacco a un piede. 11-7 il vantaggio della Lucky Wind, o Lucky Wind meglio dire, al servizio Greta De Angelis. Adesso vedremo se la palleggiatrice umbra cercherà l'atleta di colore anche dalla seconda linea. Bel servizio di Greta. Contrattacchiamo noi con la Di Marino che appoggia una palla difesa, ancora murata la numero 4, e questa volta però colpisce praticamente al volto nel secondo tentativo Susanna Beretti. È il suo primo punto, 12-7, il punteggio in favore della Lucky Wind, ed è proprio la Ameri che va al servizio, torna quindi in prima linea Alessia Castellucci. Contrattacchiamo con Susanna Beretti, potente in anticipo sul muro di casa. Ottavo punto per le rossoblu, 8-12. Al servizio Claudia Di Marino. Riceve Castellucci, prova di prima intenzione la palleggiatrice Giordano, che beffa con un tocco molto stretto che finisce in prossimità della linea laterale la nostra difesa. 13-8, torna in avanti Tiberi, al servizio l'altro centrale umbro. Riusciamo in qualche modo a evitare la beffa del net ed è un punto nuovamente di Susanna Beretti. Vogliamo svegliare il terzo e il quarto punto di Susanna in questo primo set, iniziato molto bene. 9-13, rimaniamo a meno 4. Siamo tranne due strappi dati dalle umbre, per il resto è stata una partita equilibrata. Servizio di Gaia Golino, attacco di Tiberi, out.
nonostante il muro a uno, Tiberi ha sbagliato in modo abbastanza banale una palla facile, non c'era nessuno a difendere la parallela. Di nuovo al servizio Gulino, 13-10, buono il servizio di Gaia, niente da fare, non c'è una grande intesa tra Tiberi e la palleggiatrice, ma la Tiberi mura bene. Nuovo attacco vincente di Susanna Beretti, andiamo a meno 2, 13-11, sempre il servizio Gaia Gulino. Buono il servizio di Gaia, sempre su Alessia Castellucci, che in questo momento è presa un po' di mira. Difendiamo il suo attacco, contrattacca Francesca che riprende la palla murata, ci prova tentativi un po' da una parte e dall'altra. Di nuovo Francesca Morciano, secondo punto per lei, andiamo a meno 1, 13-12. Brave ragazze. Time out questa volta chiesto dal coach Umbro. Giampaolo Sperandio, che chiaramente vuole evitare il rientro completo nella formazione rossoblu, che tranne per un paio di momenti in cui ha subito soprattutto il muro della formazione di casa e anche l'insidiosità del servizio, ha saputo lottare alla pari, ricucendo progressivamente il punteggio. Siamo all'incirca a metà del primo set e siamo 13-12, vantaggio minimo per la formazione di casa, solo un break, e al servizio c'è ancora Gaia Gulino. Alessia Castellucci, difesa da Susanna Beretti, pallo netto di Francesca Morciano, riprova la Castellucci con una palla piazzata, contrattacchiamo noi con Francesca Morciano che tira giù una bomba, contrasto a muro, contrattacca ancora Castellucci, ma la palla secondo me non passa, però l'arbitro è di questo avviso, ed è una difesa incredibile di Susanna Beretti, più un attacco fortissimo di Alessia Castellucci, e Susanna difende come può, col corpo, con tutto, così la palla cade beffardamente nel campo della squadra di casa, 13 pari, è stato veramente uno scontro tra San Giorgesi, Alessia Castellucci da una parte e Susanna Beretti dall'altra, con Susanna che ha difeso tutto, 14-13 su questo errore al servizio di Gaia Gulino, che ha avuto un bel turno al servizio, ma adesso tocca alla Giordano, anche lei nel primo giro di servizio ci ha fatto del male, adesso vediamo come andrà. Primo servizio ricevuto da Francesca Morciano che va all'attacco, murato. Quando c'è Tiberi da quelle parti, e questa volta probabilmente, anche se il muro probabilmente è stato di Dulue, però con la collaborazione di Tiberi, che finesse è stata veramente una piovra. Torna più due Trevi, 15-13, ancora a servizio di Giordano, attacca rente senza, quasi senza muro, Susanna Beretti, e money out di Dulue, che dimostra anche una grande esperienza oltre che una grande forza, penso che per lei sia già il quinto punto e siamo solo sul 16-13. Più 3 per la formazione di casa. Ed è un ace di Giordano che bissa l'ace del set precedente. Torna più 4, ecco, con un attimo gli sforzi per ricucire lo svantaggio vanno un po' vanificati, ma è una partita che sta andando avanti un po' così a strappi. Questa volta sbaglia il servizio Giordano, due ace e due errori dai 9 metri per la palleggiatrice di casa, che comunque ha dato molto fastidio alla nostra ricezione. 17-14 al servizio Susanna Beretti, quindi in avanti Greta De Angelis. Susanna becca sempre la Castellucci. Questa volta in qualche modo
Stavamo riuscendo a difendere l'attacco dell'Anduluie, ma non ci siamo riusciti. Top scorer dell'incontro, l'Anduluie, atleta interessantissima del 2005, 18-14, e Alessia Castellucci al servizio. Rita De Angelis riceve, Holbager, Gaiagolino, facile la palla nel campo avversario, dove c'è sempre lei, fa questa volta la palla, tocca il net, questa volta la palla tocca il net, l'arbitro dice che non è stato toccato il muro, l'allenatore di casa, che sicuramente è una buona, non approva, ma di fatto probabilmente questo è il primo errore dell'atleta di colore, che ha fatto un set mostruoso. Al servizio Carlotta, e sbaglia, niente da fare, non c'è intesa tra la Giordano e i suoi centrali, assolutamente, soprattutto con la Tiberi, zero intesa, c'è da dirlo. 18-16, torniamo a meno 2 sul servizio di Carlotta Genari, la giocatrice mascherata. Out questa volta il servizio di Carlotta. 19-16, e entriamo man mano nella fase calda del primo set. Ricezione di Greta De Angelis, attacco di Francesca Morciano, punto, bellissimo diagonale che trae in inganno la difesa, che errore di valutazione è un po' grave perché la palla è caduta nettamente dentro il campo, una perfetta diagonale per Francesca. 19-17, Francesca Morciano al servizio, buono il servizio di Francesca, grande tuffo e ricezione del libero, contrattacchiamo noi con Greta De Angelis che deve piazzare questa palla, lo fa ma dà l'opportunità contrattaccare Alessia Castellucci della seconda linea, grande difesa di Morciano, questa volta la palleggiatrice dà una pallaccia all'Anduluie che può solo appoggiare, ed è la Tiberi, manco a farla apposta, che stampa un muro sul tentativo di Greta De Angelis. Niente da fare, bisogna cambio al servizio, esce l'Anduluie che pure ha una gran botta al servizio, entra la Pioli che probabilmente è una specialista, vedremo. 20-17, entra Pioli col numero 8, ricezione di Susanna Beretti, attacco del capitano che con una mezza palla beffa totalmente la difesa, non era stata una grande alzata, una grande difesa da parte una grande intesa tra la nostra linea d'attacco, di pugno la Di Marino ha tirato la palla dall'altra parte, palla che praticamente trotterellato e ha beffato tutti. Al servizio ora Greta De Angelis, 20-18, non siamo lontani. Bello il servizio di Greta, ed è un ace su Alessia Castellucci, ma il servizio era veramente una bomba mirata allo spigolo del campo. 20-19, torniamo a meno 1, è il momento di approfittare. Al servizio ancora Greta De Angelis. Buono ancora una volta, ed è un altro ace per Greta, 20 pari, riaperto questo set proprio nella fase finale, ottimo, e ora non molliamo assolutamente. Out questa volta il servizio di Greta De Angelis, un po' come la volta scorsa, avevamo impattato
e il servizio successivo è stato sbagliato. Speriamo che questa volta il proseguo del set sia migliore rispetto a prima. Al servizio sembra Tiber, no, errore di valutazione di Maria Elvira di Clemente. Dobbiamo rimandare una palla facile dalla parte, attacco al centro, contrattacca e scusate un po' di confusione in campo e alla fine Trevi riesce a fare un punto dal centro che merce rara in questo set. Time out, secondo time out chiesto da Daniele Capriotti, che cerca di raccogliere le energie delle ragazze che stanno giocando un buon set qui a Trevi. Stato di Francesca Borrelli l'ultimo punto, 22-20 la situazione in questo primo set tra Lucky Wind Trevi e Energia 4.0 Dimitri. Le nostre ragazze stanno dimostrando di saper giocare alla pari con chiunque. Trevi lotta per le zone alte della classifica, è in piena zona playoff. Le nostre sono ultime ma lottano come non mai e dimostrano sempre in ogni partita di essere degne di questa B1. Correa il servizio di Ameri ed è una ricezione un po' lunga che Gaia Golino cerca di aggiustare rimandando di là la palla, ma è vigile il muro della squadra di casa. 23-20. Nuova ricezione con un po' di difficoltà, tant'è che dobbiamo rimettere una palla facile dall'altra parte e questa volta vincente Alessia Castellucci. 24-20, eravamo arrivati sul 20 pari e per l'ennesima volta, dopo aver rimontato 4 punti, torniamo a meno 4. Storia già vissuta in un'altra, almeno un'altra circostanza e niente, va bene. Diciamo i problemi partono da quello che vediamo dalla ricezione. Questa volta Alessia Castellucci inventa un colpo, così una mezza palla al centro del campo che nessuno neanche prova a difendere, dal 20 pari al 25-20 in un attimo. Peccato perché le nostre hanno veramente lottato alla grande e intanto Trevi si porta sull'1-0. Ma veramente dobbiamo fare le congratulazioni a questa ragazza di colore Ndulue con il numero 13, veramente una sorpresa, ci ha detto il dirigente Massimo della squadra di Trevi, una squadra che milita in Serie B1 ormai da, potremmo dire, da decenni, poi ce lo faremo dire esattamente, che è stata una scoperta, come dire, un coniglio uscito dal cilindro, una ragazza che fino all'anno scorso giocava e non giocava in Serie C e guardate che roba incredibile. Ci sentiamo fra qualche minuto per il secondo set.
Cuori rosso-blu, buonasera, si torna in campo qui da Trevi per il recupero della decima giornata. Vediamo un cambio nelle file rosso-blu, è entrato come secondo centrale con il numero 18 Elisa Valentini, reduce da un infortunio che sta pian piano recuperando, mentre nessun cambio in casa della Lucky Wind Trevi in maglia rossa. Ricordo che oggi manca nelle file rosso-blu Felicia Casarin, atleta 2005, che è ammalata, ma non ha il Covid, tranquilli. E coach Capriotti ha portato con sé due atlete del 2006, Federica Scagnoli e Flavia. Si torna intanto a giocare. Primo attacco, money out di Susanna Beretti, 1-0 per noi. Come vedete ancora non si cambia campo. Al servizio Gaia Gulino. Posizione difficoltosa per Castellucci, attacca lui ed è muro punto. Incredibile, per la prima volta abbiamo murato un punto, questa fantastica tragedia 2005 che ha fatto un primo set veramente strepitoso, 2-0 per le nostre. Veramente congratulazioni a un atleta che praticamente ha giocato al massimo in Serie C. Al nuovo servizio di Gaia Golino, piovra e di nuovo punto di Susanna Beretti. Azione d'attacco di Trevi fermata dal muro di Elisa Valentini, poi abbiamo rigiocato noi con l'attacco vincente di Susanna Beretti, due attacchi, due punti in questo secondo set, 3-0 per noi, ancora il servizio Gaia Golino. Sempre sulla Castellucci, la palla torna nel nostro campo, contrattacchiamo noi con Elisa Valentini. Riesce in qualche modo a difendere Trevi, difendiamo noi, contrattacchiamo con Francesca Morciano che però manda in rete una palla che gli era stata servita in bagarre da Patricia Ragni, in quanto la difesa era stata di Gaia Gulino. Primo punto in questo secondo set da parte della Lucky Wind Trevi che va al servizio con Alessia Castellucci. Servizio ricevuto con difficoltà da Greta De Angelis, manda in qualche modo la palla dall'altra parte Francesca Morciano. Muriamo per la prima volta e anche per la seconda volta l'attacco di Ameri e difendiamo l'attacco di Indulue. Di nuovo vincente Susanna Beretti, terzo punto in questo set, 4-1 per noi. Stiamo riuscendo a limitare l'atleta Andulue, che fin qui, che nel primo set è stata sicuramente la top scorer con 7-8 punti. Sinceramente abbiamo perso il conto. Al servizio Susanna Beretti. Buono il servizio di Susanna sul libero ed è un ace sul libero che è stato colto un po' di sorpresa, anche se sinceramente stiamo vedendo che i nostri servizi vanno o sul libero o su Castellucci. Di nuovo Susanna Beretti, 5-1. Buono il servizio di Susanna, ancora in difficoltà il libero della squadra di casa e questa volta picchia forte sulle mani del muro di Elisa Valentini, Ndulue, riesce a fare un money out, 5-2, al servizio Tiberi. Riceve Greta De Angelis, contrattacca la stessa Greta, vincente, 6-2.
Al servizio Elisa Valentini, dotata di un buon servizio, vediamo come va. L'atleta di Monte Giorgio, sempre sul libero, attacca dalla seconda linea Castellucci e non riesce la rincorsa di Susanna Beretti, che quasi ci arrivava. 6-3 al servizio Ndulue, quindi esce dalla prima linea. In rete. Sette-tre, al servizio ora Francesca Morciano, l'atleta di Tricase. Doppio errore, potremmo dire, di Francesca, che calpesta la linea e comunque manda la palla in rete. 4-7. Va al servizio Mary, la schiacciatrice locale. Riceve in qualche modo Maria Elisa Clemente. Pallonetto vincente con le nocche di Greta De Angelis. 8-4. Riusciamo assolutamente a limitare le iniziative della squadra di casa, rimaniamo a 3 break point di vantaggio. Ora magari sarebbe il caso anche di allungare un po' sul servizio di Greta De Angelis, che nel primo set ha già messo a segno degli ace e ancora una volta mette in grave difficoltà la ricezione. E grande botta di Alessia Castellucci, che sembra rinfrancata rispetto al primo set, che colpisce al corpo una nostra giocatrice. 5-8. Torna in prima linea Tiberi, attenzione, ed è Borrelli al servizio su Greta De Angelis. Coast to coast per Susanna Beretti, che gioca sulle mani della palleggiatrice, della palleggiatrice locale Giordano, e va al servizio Claudia Di Marino. 9-5, sempre più 4 per le nostre. Buono il servizio di Marino, che ed arriva il suo primo ace. Allunghiamo, 10-5. Torna sulla linea dei 9 metri il nostro capitano. Time out chiesto da Sperandio, allenatore della Lucky Wind Trevi, che vuole cercare di limitare lo scatto delle nostre in avanti in questo secondo set. Vi ricordiamo, primo set che si è chiuso 25-20 per la squadra di casa, dopo una doppia rimonta molto bella nelle nostre atlete, ma poi sul 20 pari non c'è stato niente da fare. Attenzione, sono arrivati i tamburi, quindi da ora in poi la nostra telecronaca rischia di essere un po' disturbata. Al servizio Claudia Di Marino, 10-5 il vantaggio rosso-blu in questo secondo set, 1-0 il vantaggio per Trevi nel conto dei set. Di nuovo buono il servizio di Di Marino, ed è Gulino con la palla che era passata dalla parte nostra del campo, che schiaccia prepotentemente l'undicesimo punto, 11-6. Il tutto generato da un ottimo servizio di Claudia Di Marino su Alessia Castellucci, che è uno dei bersagli, adesso prende un po' nascosta nella ricezione, ma il risultato non è eccezionale, anche se ci pensa la palleggiatrice con lo stesso gesto tecnico del primo set a rimettere la palla sempre nello stesso angolino vicino alla linea laterale, aggiustando una ricezione che non era proprio eccezionale.
ed è Giordano al servizio, attenzione, buona la ricezione di Susanna Beretti che va all'attacco, fischiata la doppia a Gaia Golino, peccato che Susanna era partita molto bene, era saltato molto bene, quindi risucchiato un break point da Trevi, sempre Giordano al servizio. Ed è un ace, terzo ace per Giordano. Ogni rotazione questa ragazza un ace lo porta a casa, ce l'ha nel contratto probabilmente, per cui rispetta il contratto. Questa volta, come ogni ace fatto, sbaglia la palla successiva. 8-12 più 4 per le nostre. Si sono fatti un attimino risucchiare due break point. Cambio, entra cambio dell'opposta, entra Ludovica Cerabolo al posto di Francesca Morciano. Al servizio Gaia Golino, buono il servizio, attacca Duluye sulla linea, lo dice anche coach Capriotti, tornata a picchiare l'atleta di origine africana, e va al servizio Alessia Castellucci. 9-12, il vantaggio sempre per la rosso-blu. Ed è un ace per Alessia Castellucci su Greta De Angelis, un ottimo servizio che andava a finire proprio sulla linea, una diagonale molto particolare, accorcia ancora a Trevi, 10-12. Questa volta buono la ricezione di... incredibile, signori, con un colpo di testa involontario. In qualche modo Trevi riesce a rimettere là il pallone e questa volta Duluye para, no, assolutamente no. Questa volta noi abbiamo potuto vedere molto bene, non c'era stato nessun tocco del muro, la palla era passata liscia liscia, l'arbitro è di diverso avviso, ha corso ancora le distanze Trevi, 12-11. Ancora un ottimo servizio di Alessia Castellucci, che mette in difficoltà questa volta, però il tentativo di Tiberi viene murato prepotentemente da Elisa Valentini, 13-11, rimane un solo break point su 5 che ne avevamo, ma ce lo teniamo stretto. Peccato perché prima l'attacco di Indulue era finito fuori, assolutamente senza nessun tocco. Comunque siamo sempre davanti e ancora una volta peccato, però il primo tempo di Tiberi, pur toccato dal muro, riesce a passare, scompare dalla vista delle nostre giocatrici e cade in terra. È la stessa Tiberi che va al servizio, 12-13. In, no, out l'attacco di Ludovica Cerabolo, 13 pari, da meno 6 a parità, 13 pari in un attimo. Out il servizio di Tiberi, torniamo avanti, 14-13. Al servizio Elisa Valentini. Alla seconda linea Alessia Castellucci, questa volta non tocca nessuno e andiamo a più due. Sempre Elisa Valentini al servizio. Corto il servizio di Elisa. Difendiamo questa palla
di Ameri, dobbiamo rimandare di là il pallone, facile, il libero che l'appoggia alla palleggiatrice, Dulue la tocca, l'attacca, tocca questa volta il muro di Di Marino, 14-15, cambio nuovamente nelle file del Trevi, esce in Dulue per il servizio e per il giro dietro ed entra con il numero 8 Pioli. 14-15 la situazione a favore delle nostre ragazze, riceve Susanna Beretti, palleggia Gaia Golino su Ludovica Ceravolo che attacca, difendono le ragazze di casa e out l'attacco di Ameri, ritorniamo a più 2, 16-14, al servizio Ludovica Ceravolo. Con il servizio di Ludovica che difende anche questa palla, contrattacca Greta De Angelis, out, peccato perché è una palla senza muro, una palla, un attacco un po' tagliato ma con un po' troppo di potenza, diciamo che era anche una palla difficile perché non arrivava proprio pulita, arrivava da una difesa, niente, Ameri al servizio da molto lontano. Difende in qualche modo Trevi, ridifendiamo noi e nuovamente in precario equilibrio Greta De Angelis manda fuori, 16 pari, sprechiamo nuovamente un vantaggio, stavolta non importante come quello di prima, cambio ed entra la 2006 Mastrilli al posto di Greta De Angelis. Altra atleta mascherata, autoprotezione, autoquarantena, autoprotezione come si suol dire, autotutela, ecco, meglio. 16 pari ed è un erroraccio al servizio di Ameri, non brillante la sua prestazione fin qui. E al servizio va proprio Flavia Mastrilli, appena entrata, atleta mascherata. Ne abbiamo almeno due, no, direi anche tre, vediamo, e poi Mastrilli becca in testa il capitano, tentativo di eliminazione fisica del capitano, 17 pari. Al servizio Borrelli, riceve Mastrilli, attacca potentemente, con potenza, Susanna Beretti, veramente incontenibile oggi Susanna, passa tranquillamente sempre sopra le mani del muro, in mezzo al muro, dappertutto. Ed ora è il turno del capitano Claudio Di Marino al servizio, 18-17, vantaggio minimo per le nostre in questo secondo set, mentre il primo si era chiuso 25-20 per le padrone di casa. Buono il servizio di Claudia, deve correre la palleggiatrice per alzare in bagger su Castellucci, contrattacchiamo noi con un pallonetto Susanna, contrattacca, out, completamente out Alessia Castellucci, torniamo a più 2, torniamo a più 2, di nuovo al servizio Claudia Di Marino. Ha tentato Alessia Castellucci di sporcare la palla con un attacco forte sulle mani esterne del muro, ma niente da fare. Ottimo il servizio di Claudia Di Marino, questa volta però giocando sulle mani alte del muro, e fa punto Alessia Castellucci che accorcia le distanze, 18-19. Al servizio, attenzione, Giordano, rientra avanti Dulue al posto di Pioli, davanti anche la Piovra Tiberi a muro, quindi situazione di attacco a tre molto pericolosa anche a causa del servizio di Giordano che inizia il suo ennesimo giro al servizio con un ace su Flavia Mastrilli. Cambio, rientra
Greta De Angelis al posto di Flavia Mastrilli, che mentre è stata fregata da questo, servizio molto corto, a differenza degli altri. Giordano è una garanzia praticamente, ed è un'infrazione di doppio palleggio fischiato a Gaia Golino, primo sorpasso in questo set di Trevi, 20-19. Trevi fin qui è stata sempre sotto, e sul 20, quando si arriva alla fine, verso la fine del set, mette il nasino fuori. Ricordo, primo set stavamo su 20 pari dopo una bella rimonta, eravamo a meno 4 delle rosso-blu, e poi Trevi ha allungato in modo decisivo fino al 25-20. Ora abbiamo guidato questo set anche di 6 punti, poi si è trasformato in un punto a punto, abbiamo provato altre due volte a strappare sia pur solo di un break. Adesso è Trevi che con un 20-19 mette il naso fuori, ma al servizio c'è sempre la palleggiatrice Giordano, pericolosissima dai 9 metri. Rigiochiamo noi dopo questa murata di Susanna Beretti, ma la palla è nelle mani di Trevi. Controlliamo ancora noi, di nuovo Susanna Beretti all'attacco, out! Peccato. Giochiamo con coraggio, giochiamo veramente bene. 21-19 per Trevi. Per la prima volta Trevi in doppio vantaggio di superiore al punto. In questo secondo set avviene proprio in chiusura di set, ed è un ace di Giordano che dai 9 metri sta facendo il buono e il cattivo tempo, è lei che sta facendo la differenza dal servizio. 5 punti solo dai 9 metri, time out chiesto da Daniele Capriotti sul 22-19 in favore della squadra di casa. Si torna in campo, sempre al servizio Giordano, che ha scavato la differenza in questo finale di set, portando a più 3 la propria squadra, da meno 1 praticamente. Contrattacca Trevi con Alessia Castellucci, difendiamo noi, ed è out questo attacco che è fatto circa dai 3 metri. Purtroppo quando arriviamo in queste situazioni di pressione, lì si vede la differenza tra una squadra esperta e una meno esperta, e infatti paghiamo dazio anche questa volta. Non riesce più a passare Susanna Beretti, questa volta è giustamente, stavolta il tocco c'era, 24-19. Tocco a muro sull'attacco di Indulue, 24-19, dal 19-17 per le nostre, parziale di 7-0. Ecco Trevi che si trova ad avere 5 palle set per andare sul 2-0. Anche qui un piccolo gioco di prestigio in difesa, anche questa difesa a una mano da parte di Maria Livia Di Clemente, veramente grande difesa a una mano, e rispolvera un necessario e doveroso money out Susanna Beretti, 20-24 al servizio Gaia Golino sul libero. Contrattacca Anguruie, difendiamo questa volta. Tiene in campo l'attacco Greta De Angelis, contrattacchiamo ancora noi con Susanna Beretti, money out nuovamente su Castellucci.
due attacchi su due di Susanna Beretti, money out 24-21. Proviamo a ricucire questo strappo, di nuovo Gaia Gulino al servizio. Su Castellucci, palla precisa sul libero ed è out, no, in campo, in campo, in campo, Castellucci 25-21, finisce anche il secondo set, 2-0, 25-20, 25-21, peccato perché in questo set veramente abbiamo condotto sempre noi fino al 19-17, poi Trevi ha accelerato sulle ali del servizio del palleggiatore Giordano e ha fatto suo anche questo secondo set. Ripeto, una storia già ripetuta troppe volte, le nostre sanno giocare alla pari con le avversarie, però poi c'è sempre qualche dettaglio nei momenti topici che chiaramente fa pendere la bilancia dalla parte delle avversarie, e questo fa parte del gioco, quindi nessuna recriminazione, niente di niente, ma fa parte del gioco, ne siamo consapevoli, abbiamo soltanto peccato perché le nostre assolutamente meriterebbero di raccogliere di più, assolutamente meriterebbero di raccogliere di più, questo è quello che purtroppo abbiamo da dire. 2-0 per la Lucky Wind Trevi, ma assolutamente sappiamo che le nostre non molleranno neanche di un centimetro, per cui vi aspettiamo per il terzo set di questo recupero della decima giornata del girone di andata del campionato di Serie B1, girone E. Riprendiamo la telecronaca di questa partita, vi ricordo siamo a Trevi per il recupero della decima giornata del campionato di Serie B1, girone E, giornata che si doveva disputare a fine dicembre. Vediamo la formazione in casa rosso-blu, diciamo che è confermata la formazione di partenza del secondo set, quindi con Elisa Valentini al centro, al servizio Gaia Gulino, formazione chiaramente obbligata anche per Trevi, in cui un solo cambio al servizio prefissato, primo punto per Trevi con Tiberi, 1-0, 2-0 il conteggio dei set, al servizio subito Giordano, noi non vorremmo gufare come si suol dire perché non è sportivo, però sinceramente questa ragazza ci ha fatto veramente del male, soprattutto nel secondo set, questa volta ottima la ricezione di Greta De Angelis, contrattacca Trevi, difendiamo, pallo netto di Morciano, contrattacca ancora Trevi, pallo netto di Castellucci, rimandiamo lì la palla facile, attacca, murata ma ancora rigiocata la Andulue, ancora murata la Andulue da Morciano, attacca Castellucci in campo, 2-0, azione prolungata, le nostre non mollano, purtroppo non riusciamo a rigiocarla in agilità. E
ed è un 2-0 per Trevi in questo inizio set, ma soprattutto siamo ancora sotto tiro del servizio di Giordano. 5 ace in questa, nei primi due set. Ottima la difesa di Maria Elisa Di Clemente, ma nulla da fare, 3-0. Non riusciamo a contrattaccare con efficacia. Giordano ancora. Out l'attacco di Morciano. Questa palla molto tesa, palleggiata da Gaia Gulino. 4-0, cambio. Ed è l'esordio assoluto di un altro 2006 della formazione rossoblù. Parliamo di Federica Scagnoli, con la mascherina bianca, atleta della nostra Serie C, che esordisce ufficialmente in Serie B1 al posto di Francesca Morciano. Eccezione difficoltosa per Greta, rimanda di là Federica, attacca, out, no, vincente, vincente. Alessia Castellucci, 5-0. Dopo due set molto combattuti, qualche segno di cedimento, ma anche il primo set era iniziato con la formazione di casa arrembante, ma poi sappiamo bene come è andato a finire. Attacca Federica Scagnoli però in rete. 6-0. Time out richiesto da Daniele Mario Capriotti. Terzo set 2-0, il punteggio per la Lucky Wind Trevi. 25-20, 25-21 e 6-0 in questo inizio del terzo set. Si rientra in campo. Peccato in questo inizio di terzo set, la formazione di casa si ritrova con un vantaggio molto cospicuo senza aver spinto in modo particolare, diciamo, tranne che per il servizio di Giordano, che stranamente non ha fatto ancora un ace in questo turno. Attacca Susanna, ma è molto difendibile. Contrattacca sulle mani alte del muro Castellucci. 7-0. Niente da fare, non riusciamo a incidere in attacco. Non sappiamo cosa sia successo. Anche in questo caso l'attacco di Susanna Beretti è stato un attacco non all'altezza dei set precedenti. Pallonetto di Federica Scagnoli, rigioca la squadra di casa con un altro pallonetto e viene fischiato un fallo di trattenuta a Elisa Valentini, che dopo il muro ha cercato di rimettere in gioco la palla che gli era finita addosso. 8-0. Sempre sul servizio di Giordano. E finalmente sembra così, ce l'abbiamo fatta, finalmente attacco forte, potente, prepotente di Susanna Beretti, primo punto di questo terzo set, 1-8, al servizio la stessa Susanna. Speriamo che sia un segnale di riscossa per le nostre. Bene il libero. Contrattacco di Castellucci, rimandiamo la palla facile, libero di nuovo Castellucci in attacco, che questa volta col muro 1 a gioco facile. 9-1.
in campo, lo dice anche Daniele Capriotti, e Alessia Castellucci firma un altro ace, 10-1, secondo time out di Daniele Mario Capriotti. Diciamo che purtroppo questo set è iniziato in maniera molto pesante per le nostre, a differenza degli altri due, dove le nostre avevano retto tranquillamente il confronto con le più quotate avversarie. Torna in campo Morciano al posto di Federica Scagnoli, si chiude quindi questo cambio. Al servizio Alessia Castellucci, 10-1 il punteggio in favore della squadra in maglia rossa, quella Lucky Wind Trevi. Riceve Greta De Angelis, di bagger Maria Livia Di Clementi, attacca Greta, contrattacca Trevi, difende Susanna, contrattacca ancora Trevi, sempre con Ameri, contrattacchiamo noi con Morciano, vincente Morciano che passa in mezzo alle mani del muro, secondo punto per le nostre. Non vogliamo essere crudeli, ma dobbiamo approfittare adesso del fatto che la schiacciatrice di riferimento, o meglio la schiacciatrice è Ameri, assolutamente non all'altezza delle altre compagne. Buono il servizio di Elisa Valentini, Ameri ci ha sentito e beffa Elisa Valentini con questa palla morbida che, diciamo, soprattutto Elisa Valentini non riesce a difendere in modo efficace, non era molto difficile coprire questa palla, vabbè. Al servizio Tiberi. In qualche modo riusciamo a mettere la palla dall'altra parte e Ndulue sfonda il muro. Ndulue non all'altezza del primo set, dove veramente è stata l'ira di Dio, ma sempre un atleta molto efficace. 12-2. Di bagger la palla nel campo di Trevi. Invasione della palleggiatrice di Trevi, che non è molto d'accordo con il secondo arbitro, che però ha fischiato, che ha visto l'invasione. Noi chiaramente da qui non possiamo assolutamente giudicare. Terzo punto per le nostre, 3-12, al servizio Francesca Morciano. Mandiamo la palla facile per l'attacco dalla seconda linea di Alessia Castellucci, contrattacchiamo noi in qualche modo, però la palla molto difficile per Greta De Angelis, finisce in rete. Greta ha questa caratteristica che tira a prescindere, non fa calcoli, tira tutto braccio, questa volta non gli è andata proprio bene, ma era una palla sinceramente molto difficile. 13-3. Out, questo servizio al salto molto potente di Ndulue. Diciamo che questa atleta gli manca solo di regolare un po' la potenza al servizio, al servizio al salto potente. Sicuramente ha un grande futuro, è un atleta 2005. Al servizio Greta De Angelis. Out. 14-4. Servizio di Ameri, contrattacchiamo noi con il capitano in campo. Quinto punto per la Energia 4.0 Demitri,
con Di Marino che va dai 9 metri, 5-14. Chiaramente dobbiamo fare qualcosa per cambiare un po' l'inerzia di questo set. Dobbiamo dare un po' di continuità. Difende bene Francesca. Contrattacchiamo noi. Contrattacchiamo ancora un'altra volta noi con un muro imperioso di Valentini e vincente l'attacco di Susanna Beretti, sfiorato da Ameri. 6-14, rosicchiamo un break, ma ce ne sono ancora troppi. 6-14, 2-0 il vantaggio di Trevi in questo recupero della decima giornata del campionato di Serie B1, girone E. Out, questo attacco a un piede del centrale Perugino. 7-14, ancora al servizio Claudia Di Marino. Ora su Castellucci, Castellucci contrattacca sulle mani del muro, torna la palla a noi con Susanna Beretti, contrattacca dalla seconda linea e sbaglia Andolue. Atleta fortissima ma ancora acerba con alcuni particolari, fortissima dalla prima linea, però poi ancora qualche piccola lacuna, ma beata lei, cioè è del 2005, ha tutto il tempo. 8-14, ancora in difficoltà Alessia Castellucci che contrattacca e sbaglia. 14-9, attenzione, abbiamo dimezzato lo svantaggio, e questo non piace a Sperandio, che chiama subito un time out, direi un time out urlato, direi, se sentite degli urli in sottofondo sapete di chi sono. 9-14, stiamo pian piano ricucendo questo strappo, vediamo un po', le nostre ragazze comunque veramente sono ammirevoli per lo spirito con cui giocano. Ricordiamo che la nostra è una squadra quasi per intero under 19, oggi hanno messo il piede in campo anche due ragazze del 2006, quindi abbiamo detto tutto. Il trio di attacco in alcuni momenti è stato composto da ragazze del 2004, per intero. Ancora il capitano addosso a Alessia Castellucci che questa volta attacca in modo abbastanza efficace. Siamo costretti a rimettere facile la palla. Ricontrattacchiamo con Susanna Beretti ed è vincente. Palla smorzata dal muro, Ameri in palleggio non riesce a essere efficace nella difesa. 14-10. E sul servizio del capitano ci stiamo riavvicinando prepotentemente. Questa volta è libero a essere colpito dal capitano. Difendiamo ancora l'attacco di Castellucci. Ancora Castellucci con una palla piuttosto difficile che viene murata. Contrattacca ancora la squadra di casa. E ora la volta nostra con Valentini. La palla viene data dalla seconda linea. Andolue, ma la palla ancora nostra. E Valentini attacca ancora una volta. Castellucci questa volta vincente, lungo linea, un'azione veramente giocata a ritmi infernali e Castellucci interrompe il momento buono delle nostre, riportando a 5 i punti di vantaggio. Borelli al servizio per Trevi, riceve Maria Libe Di Clemente, contrattacco di Susanna Beretti di corsa e grande muro
di Elisa Valentini, metodo in corsa della palleggiatrice che ha servito in bagger Castellucci, ma c'era Valentini ad aspettarla al varco. 15-11, al servizio Gaia Golino. Ottimo il servizio su Castellucci, che è sempre in crisi sulla ricezione. Contrattacchiamo noi, Susanna Beretti. Contrattacca ancora Trevi, ma la palla è ancora nostra. Grandi scontri al centro, Susanna Beretti, adesso è Morciano con un pallonetto. Riprova Castellucci, difendiamo ancora noi. Susanna Beretti sulle mani del muro, ma è ancora Trevi a difendere e a contrattaccare. Mani out di Castellucci. Grande azione prolungata, scambi prolungati, veramente una fase emozionante del match. Dopo un inizio veramente scioccante per le nostre, che erano arrivate a meno 10, ora sul meno 4, meno 5. Stiamo lì lottando come delle dannate su tutti i palloni. Dal servizio è arrivata Giordano, che sbaglia, incredibile, incredibile signori, sarà un segnale. Giordano che sbaglia un servizio, il primo servizio del suo turno, veramente questo non ci potevamo aspettare. Torniamo a meno 4 e al servizio è Susanna Beretti. 16-12, manca ancora molto alla fine di questo set. Sul libero, in difficoltà la ricezione, attacca Andulue, copre bene il muro, attacca Castellucci a tutto il braccio, ancora vigile il muro, attacca Andulue con un pallonetto, ma difendiamo noi, Morciano fuori. Morciano un po' scordinata, spara totalmente fuori questo pallone che poteva significare il meno 3. 17-12. Torniamo invece a meno 5 con Alessia Castellucci al servizio. Riceve Greta De Angelis che contrattacca con un pallonetto. Ottima la difesa del palleggiatore. Attacca l'Andulue, ma contrattacchiamo noi. Greta purtroppo non può attaccare, la palla torna facile ed è out, forse c'era stato un muro, un tocco al muro, ma questa volta probabilmente gli arbitri ci restituiscono quello che c'era stato tolto, ci restituiscono quello che c'era stato tolto nel set precedente. Torniamo a meno 4 col servizio di Elisa Valentini. Sempre sul libero. Andulue in attacco, prova la difesa disperata Susanna Beretti sul tocco del muro. L'arbitro richiama il capitano della squadra di casa dicendo basta proteste. Torna più 5 Trevi. 18-13, fase equilibrata in cui nessuna delle due squadre riesce a dare lo strappo decisivo. Le nostre per il riaggancio e Trevi invece per vincere definitivamente il set e la partita. Al servizio Tiberi, riceve Susanna Beretti, contrattacca Morciano, vincente 14-18, e torniamo a meno 4. Al servizio Francesca Morciano. Vi ricordo 2-0 il vantaggio di Trevi in virtù del 25-20 e 25-21 dei primi due set, molto ben giocati dalle nostre. Buono il servizio questa volta su Ameri. Ameri che non passa nel primo tentativo, secondo tentativo di Ameri. Non passa neanche questa volta. Contrattacchiamo noi con Greta De Angelis e stavolta su un tap-in tentato non arriva ben coordinata Di Marino, che sbaglia una palla che lei non sbaglia mai, però questa volta è andata così. Torna più 5 Trevi. 19-14, cambio usuale di Andulue con Pioli
al servizio. 19-14 in questo terzo set. Riceve Susanna, ti mandiamo via la palla in bagger. Giordano serve il centrale, il nostro muro tocca ma non riesce a rimandare la palla di lì, quindi punto di Borrelli che porta a 20-14. Ancora in difficoltà Susanna Beretti con le nocche Greta De Angelis, aveva provato, contrattacchiamo in qualche modo di nuovo noi con Greta De Angelis di nuovo di nocca, dalla seconda linea Alessia Castellucci, dalla seconda linea Francesca Morciano, Ameri ci riprova e questa volta è vincente, non riesce il nostro libero a coprire, allunga Trevi 21-14. Ci avviamo verso il termine di questo set, questo terzo set, out il servizio di Pioli, quindicesimo punto per le nostre, 15-21. Nulla è impossibile, già nel primo set avevamo rimontato 4 punti sulla situazione di 20-16, non è esattamente la stessa cosa ma possiamo riuscirci. Al servizio Greta De Angelis. Out il servizio di Greta. Al servizio a Mary per la Lucky Wind Trevi. Contrattacco di Susanna Beretti, out, no, toccata dal muro, scusate, questa volta c'era sfuggito il tocco al muro, tutto regolare, nessuno protesta, quindi 16-22, al servizio Claudia Di Marino, ma sempre a meno 6, e Trevi è a soli 3 punti dalla conquista del set del match. Di Marino su Castellucci, poi difende l'attacco del centrale di casa, di nuovo Castellucci tenta l'attacco ed è vincente sul tentativo di difesa di Greta De Angelis, 23-16, meno 2 per Trevi per chiudere questo incontro sul 3-0, al servizio Borrelli. Riceve Maria Livia Di Clemente, attacca Susanna Beretti, difende bene Ameri, contrattacca Castellucci, ma il nostro muro smorza il pallone che diventa irraggiungibile per il tuffo di Morciano, 24-16. Ancora al servizio Borrelli. Ricezione difficoltosa per Greta De Angelis, la palla torna facile nel campo di Trevi. Proviamo a rigiocarla, ma ancora la palla è facile nel campo di Trevi, che con palla a Castellucci che viene murata, contrattacca ancora Trevi, la palla gettata un po' così, adesso è il turno nostro, quello di contrattaccare con Valentini che sbaglia totalmente il tempo di questo attacco al centro. Manca ancora un po' di campo a Elisa Valentini e si è visto 24-16 questo terzo set, un vero peccato perché comunque sia le nostre sicuramente hanno giocato un bel incontro per lunghi tratti assolutamente alla pari con la squadra locale che vola in classifica e si avvicina sempre di più alla zona playoff, quindi da Trevi direi che a questo punto è tutto, è un vero peccato, ripeto, perché
I primi due set le nostre hanno giocato veramente un ottimo incontro, una partita di alto livello, un po' meno il terzo set, ma più che altro all'inizio, perché poi dopo aver assorbito i 10 punti di svantaggio siamo riusciti a rimetterci in rotta. Ormai era troppo tardi e quindi Trevi ha saputo gestire il cospicuo vantaggio. Niente, da Trevi è tutto, 3-0 tra Lucky Wind Trevi e Energia 4.0 Demitri. Diciamo che il punteggio è stato anche 25-20, 25-21, 25-16 e l'appuntamento è per sabato prossimo, ci sembra alle ore 18, da Iesi. Per il prossimo turno in campionato giochiamo la gara di ritorno contro la Pieralisi Pan Iesi. Un caro saluto a tutti da Fulvio Taffoni, ci risentiamo, purtroppo per voi sarò sempre io la voce che commenterà l'incontro. Arrivederci a tutti e buonanotte.